Come vedete alle mie spalle sono in corso i lavori di posizionamento di un autovelox, qui siamo a Mucinasso in direzione Piacenza. Questo è uno dei quattro dispositivi che il Comune ha deciso di posizionare per favorire il rispetto delle norme del codice della strada. Un'altra arteria di grande scorrimento è via Emilia Pavese e anche qui da questa mattina è comparso un autovelox. Un terzo dispositivo sarà installato prossimamente a Roncaglia, sulla carreggiata in direzione di Caorso, nelle adiacenze della ex scuola, mentre si è in attesa del responso di ANAS per il progetto sottoposto dagli uffici tecnici del Comune, che prevede la sistemazione di un quarto autovelox alla Verza, sulla statale 45. I quattro punti sono stati individuati dal Comune dopo che i controlli effettuati dalla polizia locale e le numerose segnalazioni da parte dei cittadini hanno evidenziato il frequente superamento dei limiti di velocità. Abbiamo voluto dare una risposta concreta, spiega il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, a un problema serio che si trascina da anni, mettendo a rischio l'incolumità di pedoni e ciclisti, nonché di tutti gli automobilisti che osservano le regole. L'installazione dei dispositivi vuole essere un deterrente al mancato rispetto del codice della strada e uno strumento per tutelare in primis i residenti. Non a caso abbiamo scelto di posizionare gli autovelox nelle frazioni dove gli abitanti hanno denunciato le maggiori situazioni di pericolo, ha concluso il sindaco. I nuovi dispositivi saranno operativi non appena verrà posizionata la segnaletica orizzontale.